devo fare alcune domande. È consapevole di essere di voler prendere la cittadinanza? Sì. È contenta? È contenta di essere qui in Italia? Sì, perché sono ormai da 15 anni, mi sono formata qua, ho fatto i miei studi qua, all'Angelicum, poi ho fatto pure un master con Salesiani. Angelicum, quindi scienze delle storie delle religioni? No, ho fatto scienze sociali, però abbiamo avuto pure questa materia, sì. Mia figlia sta facendo storia delle religioni, si deve laureare. E dove? All'Angelicum. Ah, che bello, sì, ho studiato lì per quasi 6 anni. Però lei è già professoressa, eh? Lei è professoressa di italiano, storia, geografia e greco. Italiano, latino, greco e storia di greco. Eccellente. Adesso vado all'Angelicum perché ho aiutato con altri ragazzi a ottenere borse di studio lì. I cittadini modali hanno ottenuto borse di studio. C'è borsa di studio in realtà. E mi impegno, mi do da fare per la mia comunità, diciamo. E poi la tesi l'ho fatto diventare un libro in mio paese sulla comunità modale in Italia, perché nessuno scrive. E perché non me lo dà? Certo che l'ho portato. Ma portato? Sì, certo. Ma che brava. Lei è una donna fenomenale. Grazie. Allora, questo è il decreto del prefetto, sì. Cioè del Presidente della Repubblica. Questi sono i verbali di giuramento che io adesso le leggo, oggi 28 ottobre 2016 alle ore 11 minuti 31, avanti a me Fracassi Domenico, ufficiale dello Stato Civile di Roma Capitale per delegazione avuta, è personalmente comparsa Noga Ilich Tatiana, sì. Nata poi in Moldova, 9972, residente a Roma, la quale mi ha prodotto il decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 29/2016, notificato 6/10/2016, con il quale è stata concessa la cittadinanza italiana e mi ha richiesto di ricevere il suo giuramento. Considerata la tempestività della richiesta, che ho aderito e la comparente presta il giuramento pronunciando queste parole. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Di osservare la Costituzione. Di osservare la Costituzione. E le leggi dello Stato. E le leggi dello Stato. Brava, da domani lei è cittadina italiana. Grazie mille. Viva Italia. Allora signora, dove è la crocetta? Deve firmare così, però non in Moldova, ma in italiano, sì. In corsivo. Non il stampatello. Okay. Vediamo come firma. Bravo, perfetto. Io vi posso mettere seduto. A nessuno, perché ci sono tutti i documenti che attestano che lei è italiana. Okay. Poi dove abita? Via Borgo Pio. Borgo Pio, qui vicino al Vaticano, sì. Va al primo municipio, primo questo, municipio. Passa sotto, sì. Chiede una decina di giorni, 15 giorni, chiede un certificato di cittadinanza. Se risulta italiana, fa la carta d'identità subito, sì. Si porta 3 fotografie e richiede subito la carta d'identità. Ed è cittadina italiana. Ok, grazie. Io volevo lasciare da cittadina moldava questo simbolo, è la nostra bandiera. Bravo. E questo è un libro che è stato tradotto in italiano apposta per i turisti italiani, che lei si faccia un'idea del mio paese amato. Quanto dista la Repubblica Moldova dall'Italia? Con aereo in 2 ore siamo lì, non è lontano. Sono sì. La Moldova dove si trova? Fra Ucraina e Romania, Repubblica di Moldova, che ha fatto parte del. È grande? No. Però è un molto, piccolo paese. Però è molto bello il costume. Sì, grazie. Questi sono il frutto del mio lavoro qua in Italia, perché gestisco pure un'associazione, ho fatto una guida per modali in Italia, no? Prima, seconda e terza edizione. E questa è la tesi che ho fatto all'università sulla modalità in Italia, globalizzazione, effetti della migrazione, associazione fenomeno, e poi io lo farò adesso in italiano, però io lo lascio a lei
Magari dico alla figlia, dice il mio numero, ci vediamo all'università. Saliamo sul treno e ci troviamo con i nostri genitori e crediamo che sempre si viaggeranno al nostro fianco, ma in qualche stazione loro scenderanno lasciandoci viaggiare da soli. Nello stesso modo, nello stesso treno saliranno altre persone, saranno significativi i nostri fratelli, amici, figli ed anche l'amore della nostra vita. Molti scenderanno e lasceranno un vuoto permanente. Altri passeranno inosservati. Questo viaggio sarà ricco di gioie, dispiaceri, fantasie, attese e salute. La riuscita di questo viaggio consiste nell'avere una buona relazione con tutti i passeggeri e nel dare il meglio di noi stessi. Il grande mistero è che non sappiamo in quale stazione scenderemo. Per questo dobbiamo vivere nel migliore dei modi, amare, perdonare e fare il meglio di noi, così quando arriverà il momento di scendere e il nostro sedile sarà vuoto, lasceremo bei ricordi agli altri passeggeri del treno della vita. Ti auguro che il viaggio del tuo treno, per questo, per tutti i prossimi giorni, mesi ed anni che resteranno, sia meglio di ogni giorno, seminando amore e raccogliendo esiti. Ti ringrazio di essere di uno dei passeggeri del mio treno. Un solo raggio di sole è sufficiente per cancellare milioni di ombre. Bella, una bella allegoria. Mi ha fatto emozionare, grazie. Mi ha ricordato mia madre, mi è passata Italia a 15 anni di Italia tutto l'ora. Grazie mille. Grazie. Stimați connaționali, de mâine, data de 29 octombrie 2016, sunt cetățeanca acestei țări, deci a Republicii Italiene. Astăzi am semnat decretul și vreau să vin la voi cu o informație, fiindcă asta facem cu Asociația Somoldave. Deci mi s-a întâmplat mie personal, când am prezentat toate documentele la prefectură, într-un document era scris că sunt născută la Puhoi Ialoveni și în alt document că sunt născută la Puhoi numai. Deci a fost necesar să plec la ambasadă, la consulatul nostru din Roma și să aduc un atestat, precum că eu sunt aceeași persoană. Tatiana Nogălâc născută la Puhoi, Tatiana Nogălâc născută la Puhoi Ialoveni. După aceea mi s-a spus că trebuie să plec din nou la prefectură ca să legalizez acest atestat. Deci vă aduc la cunoștință că din datorită unei legi, Prefectura de Roma a informat toate oficiile teritoriale a guvernului că pe data de 4 ianuarie 2012, care spune în bază la Convenția de la Londra, data de 7 iunie 1968, sunt eliberate, nu se legalizează niciun act care sunt reprezentate din partea consulatelor acestor țări. Deci aici sunt descrise mai multe țări, printre care și Republica Moldova. Deci unii din voi, dacă o să se ceară ca unele documente să fie legalizate la după consulat la prefectură, să știți că există așa lege. Eu o să public pe Facebook, pe Adnaclasnici, pe toate site-urile noastre. Vă faceți o fotocopie. Și această lege funcționează nu numai pe teritoriul orașului Roma, dar pe tot teritoriul național al Italiei. Deci să cunoaștem legile și mi-a părut foarte interesat faptul că doamna care era aici la municipiul 1 în oficiul pentru cetățenie nu știa acest lucru. Deci, cum știți, sunt birocrați și la noi, Republica Moldova, dar sunt și aici care nu cunosc legile, iar noi suferim pe urmă, noi pierdem timp și bani. De aceea, omul informat, om salvat. Trăiască Italia, trăiască Republica Moldova. Mulțumesc!